Ciao a tutti, buongiorno a tutti, buonasera. Niente, un piccolo tutorial su come tutelarsi da troll ed hater. Tre semplici mosse per vivere il web con serenità e con tranquillità. Allora, prima cosa, avete deciso di navigare per mari tempestosi, diciamo? Quindi volete usare il web, Facebook o YouTube per fare informazione che va al di là dal solito pensiero, diciamo, unico di massa, cioè andate un po' oltre quello che la televisione vi dice e i telegiornali vi raccontano. Niente. Quindi state utilizzando già internet in un modo diverso dalla massa e quindi vi dovete tutelare, ok? E vi spiego come. Allora, e vi spiego anche il motivo per il quale ci si deve tutelare, perché è il nostro diritto. Allora, Facebook, prima cosa, ragazzi, andate su queste tre lineette, cliccate, impostazioni del diario. Vi compare questa pagina. Andate su Privacy, che è qui. Ok, prima cosa da fare, chi può vedere i tuoi post futuri? Tutti, decidete voi, non è tanto importante questo. Chi può invitarti? Richieste di amicizia, amici di amici, ok? E una cosa molto importante da fare, ok, per evitare di arrabbiarsi e spiacevoli incavolature, ok, o sorprese. Chi può vedere la tua lista degli amici? Dovete mettere solo io. E vi spiego perché. Perché ci sono persone che, non riuscendo a commentare sul vostro profilo, allora cosa fanno? Entrano, magari lo avete pubblico, guardano quali sono i vostri amici, contatti, parenti, entrano dentro i profili dei vostri contatti dicendo che tu affronti delle ricerche o sei uno stupido, un ignorante, no? E fanno questo, eh? Pensate quanto sono sane queste persone, no? Vabbè, adesso non andiamo a giudicare, ma quindi chi può vedere la lista degli amici, mettete solo io. Poi andate su notifiche, ok? Che è qua. Notifiche e andiamo a impostare anche. No, la privacy è qua, post pubblici, forse post pubblici, vediamo. Ok, chi può seguirmi? Amici, ok? Commenti su post pubblici, amici, ok? Quindi praticamente cosa vuol dire? Dovete dare la possibilità semplicemente ai vostri amici, neanche gli amici degli amici, ma solo ai vostri contatti più stretti, ai vostri amici, di poter commentare sotto i vostri post, ok? Quindi dovete lavorare su queste impostazioni. Ma la cosa veramente più importante è togliere, ok, la possibilità che estranei possano vedere la vostra lista degli amici e chiudete subito, blindate Facebook in questo modo. Avete visto come si fa, no? Si va sulle tre lineette, compare questa finestrina, privacy, ok? E qua lavorate. Solo io, amici, chi può cercarti usando indirizzo mail, chi può cercarti, vabbè, quello non è importante. Quello che vi chiedo, che è molto importante, è di praticamente evitare, diciamo, togliere la possibilità a estranei di poter commentare sotto i vostri post. E in questo modo Facebook l'avete blindato e vi siete tutelati. Poi avete un canale di YouTube, ok? Ecco, stessa cosa. Allora, andate sul vostro canale, andate nelle impostazioni generali o se no andate nei video che avete fatto, che magari trattano tematiche che possono dare fastidio, che poi non danno fastidio, ma sono semplicemente sono i vostri pensieri, le vostre ricerche e i vostri lavori. Ok, bene. Per non avere sotto il video 200 commenti di insulti, voi non dovete fare altro che andare su Modifica video. Ok, sotto al video. Ok, cosa succede? Si aprirà una finestra che vi darà la possibilità di impostare il video e metterlo con approvazione, nel senso,
Quindi se avete cliccato su modifica video, poi andate su impostazioni avanzate, commenti qua sotto e mettete in approvazione. Vede, qua ci sono tutti tranne i commenti potenzialmente inappropriati, voi mettete approvati. Mettendo, diciamo, cliccando su approvati, le persone scriveranno sempre il commento, ma prima di finire in rete sotto al video, voi lo potete visualizzare questo commento e decidete voi se approvarlo o non approvarlo, perché questo è il vostro lavoro, è il vostro video, è il vostro pensiero, ok? Addirittura, cioè, praticamente vanno a debancare tutto. Ormai nella rete è così. Tu non puoi avere più un pensiero, non puoi avere un pensiero nel 2018, perché comunque c'è qualcuno che te lo contesta, ok? Te lo debanca, ti insulta. E questa cosa è inaccettabile, perché se fino a praticamente 30 anni fa il pensiero delle persone rimaneva semplicemente nella mente delle persone, ok? A meno che una persona era telepatica, ma non penso, cioè una persona ha dei pensieri, ok? 30 anni fa le persone pensavano, riflettevano, magari uscivano, andavano a fare la spesa e non è che si avvicinava una persona o il panettiere o il benzinaio e diceva: "Guarda, io vedo il fumetto di quello che stai pensando, non sono d'accordo, io non la penso come te. Secondo me stai dicendo una cretinata. Io ti posso smontare quello che stai dicendo, ma stiamo scherzando. Questo è il mio pensiero, è quello che ho maturato nella mia testa." Cosa è successo poi con l'avvento di internet? Che ormai internet serve anche a questo, cioè uno vuole anche condividere i pensieri con altre persone, ok? Condividere. Cioè il pensiero ormai internet è una sorta di telepatia, perché se ci pensate bene, quello che avete in testa in 5 secondi lo può leggere un cinese, un russo, un africano, ok? Istantaneamente, quindi è una sorta di telepatia ormai il web, i social e internet in generale, se la vediamo in questo modo. Ma con questo non vuol dire che siccome una persona mette in rete un proprio pensiero, allora gli altri lo devono inquinare, attaccare, debancare, insultare, ok? Questo è allucinante, non è così che funziona, ragazzi. Io posso esprimere il mio pensiero, giusto o sbagliato che sia, ok? Voi lo leggete, lo guardate, siete d'accordo? Bene. Non siete d'accordo? Amen. E basta. Ma queste cose che vi sto dicendo non è che me le sono inventate, perché comunque c'è una legge che tutela questa dinamica e andiamo a vederla subito. Allora, si chiama, aspettate, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ok? Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Ci sono molti punti importanti. Andiamo a vedere quello che serve a noi. Qual è il punto che serve a noi? Ed è l'articolo 19. Leggiamo insieme, no? Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Ragazzi, quando l'hanno scritto, non è che l'hanno buttata così a caso, l'hanno scritta bene. Infatti, ogni individuo, andiamo ad analizzarla, no? Ogni persona, ogni individuo, siamo individui, esseri umani, ha il diritto, ok? Ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione. Scusate che è partito il video. Alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto, cioè vuol dire avere delle idee proprie, giuste o sbagliate, ok? Uno può avere al diritto di esprimere queste opinioni, incluso, perché l'hanno scritta bene, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, ok?
di non essere molestato, quindi fare video dove prendete in giro, insultate con odio, ok? Già è sbagliato. Quindi di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, e qua viene il bello, no? Perché quando l'hanno scritta, l'hanno pensata bene, di cercare, quindi informarsi, fare ricerca, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo. Usano anche il termine diffondere, quindi stiamo parlando di noi, della rete anche. Diffondere, quindi condividere, okay, attraverso la rete, il mezzo che abbiamo in questo tempo, che è il 2018, informazioni e idee attraverso ogni mezzo. Il mezzo qua è il web, ragazzi, e senza riguardo a frontiere. Cioè, è scritto bene, non hanno scritto una piccola frasettina così, hanno toccato due o tre punti, ok? Fondamentali. Chiaro, ragazzi? Quindi avete il diritto sacrosanto, ok? Siete autorizzati tutti quanti di esprimere il vostro pensiero. No, questo non include il fatto che altri debbano criticare il tuo pensiero. Non è così. Sbagliate, perché molta gente dice: dal momento che lo metti in rete, allora io sono libero di poter. No, tu sei anche libero. Fai un video, fai un altro commento, ma tu la mia idea non la devi toccare. Quindi, ragazzi, tutelatevi sia su Facebook sia su YouTube, ok? Ok? E praticamente sentitevi liberi, non abbiate paura di rispondere ogni secondo a quello che vi scrivono. Il pensiero è vostro, non dovete dimostrare niente a nessuno, ok? Perché non si fa del male a nessuno avere delle idee. Per esempio, adesso vi faccio un esempio. Io ho creato un orto, nell'orto un'ampolla subirrigante. È una tecnica antica per irrigare un piccolo orticello risparmiando fino al 70% di acqua. Per le proprietà dell'ampolla, ok? Che è questa qua, sono due vasi di terracotta messi uno sopra l'altro. È chiaro che non è che risparmi e diventi ricco per queste due ampolle, però vi assicuro che come le utilizzate io, mettendole nel piccolo orticello, cosa succede? Che quando piove, l'acqua nel terreno va a riempire l'ampolla che si è appena svuotata, e al contrario, quando la riempite la prima volta, proprio per le proprietà della terracotta, cosa succede? Che rilascia pian piano l'acqua e va a errorare, diciamo, a bagnare, umidificare tutta l'aria circostante, ok? Cosa succede? Che voi non dovete più dare acqua a quell'orticello, perché quando piove si riempie il piccolo serbatoio che è questa ampolla e poi rilascia in modo graduale l'acqua. Io in questo piccolo orticello l'ho fatto anche con un pomodori, durante l'estate non do mai l'acqua, ok? E funziona, ragazzi, ve lo assicuro, l'ho provato, funziona, la interrate. E qua vengono fuori dei bei peperoncini, pomodori, coltivo anche topinambur, e sono molto belle. Comunque ci ho messo del tempo, del lavoro, e ho voluto condividere una tecnica vecchia di 5.000 anni. Nei paesi più aridi l'hanno sempre utilizzata, gli egiziani l'hanno sempre utilizzata questa tecnica, per creare una piccola ampolla, un serbatoio in piccoli orticelli. In paesi dove piove veramente poco, si riempie una volta sola e poi va da sola. Si riempie e si svuota. Ok, bene. Adesso per chiudere, c'è gente che mi viene a debancare un video del genere. Ma stiamo scherzando? Per quello che ho messo i commenti in approvazione. E io mi chiedo, ma per quale motivo? Non riesco a darmi una spiegazione io di questo comportamento, di questo odio. Ok? Allora, diciamo che ho riflettuto e mi sono dato una mia, diciamo, considerazione, una mia lettura, una mia rilettura, ok? Ebbene, la mia rilettura è questa: che ci sono persone nella società che sono intrappolate in un frame, in una cornice, ok? Sono delle, immaginate delle palline dentro un rettangolo aureo, ok? Queste palline sono all'interno di una cornice, di un frame, e rimbalzano da una parete all'altra del quadratino, ok? Cosa succede? Fuori ci sono altre palline, ok? Che sono quelli che hanno un libero pensiero, quelli che riescono ancora a ragionare con la propria testa, le persone che fanno ricerca, le persone che mettono in dubbio un po',
tutto il paradigma scientifico, medico, filosofico, ok? E cosa succede? Che le palline all'interno di questo frame, vedendo le altre palline libere, cosa fanno? Si sentono minacciate, ma non perché diamo fastidio, perché magari anche loro vorrebbero essere libere come queste palline, non ce la fanno e allora attaccano con odio. Ok? Non ce la fanno per l'educazione ricevuta. Perché sono degli zombie, non lo so, non ce la fanno. E allora vedono come fumo negli occhi persone che si sentono libere, ancora libere di pensare con la propria testa e avere un pensiero non omologato. Questa cosa dà fastidio al sistema, perché il sistema è fatto molto bene, perché sono i primi loro che difendono le pareti di questo recinto. Ok? Non abbiamo bisogno di terze persone, no, è lo stesso sistema che combatte, ok, le particelle che non vanno nel verso giusto. Capite come funziona il sistema? Quindi questi hater, questi troll, fanno questo, ok? Poi c'è anche il ragazzetto che sta dietro perché ha voglia di insultare, però vabbè, non mi metto ad analizzare un ragazzino di 15, 16, 17 anni. Però comunque questo è il fatto, ma sapete la cosa qual è preoccupante? Non è tanto il ragazzino, il troll, no? Sono alcuni giornalisti, alcuni divulgatori scientifici, e non voglio fare nomi, ok? Proprio perché non voglio creare situazioni che potrebbero farmi chiudere questo video, però no, quindi non faccio nomi, ma ci sono giornalisti molto di spicco in Italia, no? Giornalisti, ragazzi, che vengono meno a, diciamo, ai fondamentali etici del loro lavoro, ok? Perché un giornalista che non riesce a capire l'articolo 18 dei diritti, ok? Del diritto alla libertà di pensiero, deve cambiare lavoro. E quindi cosa fanno queste persone? Invece di essere contenti e magari riportare la notizia così com'è, dicendo ci sono persone che la vedono in questo modo, no, sono i primi loro a insultare, a deridere, ok? Ok? Non dico neanche i termini. Quindi cosa fanno? Loro danno a cascata il via al popolo della rete, che legittimano certi comportamenti perché sono loro i primi ad attaccare chi ha un pensiero diverso da quello che loro dicono ai loro telegiornali e quindi sono visti malissimo. Avete capito? Questo è il problema. Questi dovrebbero dare l'esempio, dovrebbero dare l'esempio, dovrebbero cercare di essere felici che ci sono persone che ragionano in questi termini. Per esempio, io quando vedo delle persone, dei gruppi che hanno un pensiero diverso dal mio, non è che li vedo come una minaccia, ne sono attratto, ne sono incuriosito, ok? Sono affascinato e vado a vedere un po' per quale motivo certe persone ragionano in questo modo. Poi posso condividere o non posso condividere, ma non andrò mai nei loro gruppi a scrivere e a insultarli, ok? Non andrò mai nella pagina di Facebook o un gruppo Facebook di vegani che mangiano carne o di fruttariani, ok? Postando la foto di un maiale con una mela in bocca fatto allo spiedo. Perché non sono sano di mente, mia madre mi ha insegnato che non ci si comporta così. Voi che vi comportate così, ragazzi, avete già torto in partenza, a prescindere, ok, dalle idee, dalle teorie di uno o dell'altro, voi già da come vi state comportando avete sbagliato. Io sono libero di esprimere il mio pensiero, lo metto in rete perché vorrei vedere se ci sono altre persone folli come me, ok, che hanno lo stesso pensiero. Tu non hai il diritto di venire a debancare, criticare o insultare il mio pensiero. Quindi anche voi ragazzi su Facebook non perdete tempo, non fatevi tirare in mezzo dai troll perché giocano a ping pong, sono sempre in due, ok? Quando avete scritto un commento, fine, se arriva uno e vi dà dell'ignorante, lo bloccate. Entrare sui social deve essere un momento di relax, un'oretta al giorno e io mi devo rilassare, non mi devo arrabbiare perché devo leggere insulti e cattiverie a destra e a sinistra. Non state facendo niente di male, sono loro che hanno già perso.
che difendono un sistema che ha già fallito, ok? Stiamo vivendo una fase antropologica a livello culturale, filosofico, medico, scientifico. Non se ne accorgono loro e quindi difendono, ok? Con le unghie qualcosa che è effimero. Va bene? Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Bene ragazzi, l'ultima cosa prima di salutarvi. Quando io ho un pensiero, un'idea, ok? Un'ipotesi, cosa faccio? E qua avviene il processo dialettico, no? Dentro di me già avviene questa cosa, quindi affermo o nego, nego questa affermazione, questa ipotesi per trovare poi una sintesi, ok? Quindi c'è già questa rielaborazione, il processo dialettico già avviene dentro di me, quindi quello che viene fuori, il mio pensiero, è la sintesi. Non c'è bisogno che un'altra persona neghi la mia sintesi per poi trovare l'antitesi, ok? E trovare un'altra sintesi. Così andiamo avanti all'infinito, ok? E per chiudere, questo tutorial mi auguro venga anche guardato da gente più giovane, da ragazzini, perché noi siamo adulti e riusciamo anche, troviamo meccanismi di difesa e riusciamo a tutelarci da questo cyberbullismo, perché alla fine è cyberbullismo, no? Ma ci sono dei ragazzini che comunque vengono travolti, no? Da questi haters, troll e gentaglia. Quindi mi auguro che possa servire anche a ragazzine, gente più giovane in generale, no? Che entrano nei loro profili, magari perché all'inizio scherzando, perché magari per sfottere il loro cantante preferito, comunque sono bersagliati anche loro, quindi in quel caso non è che sono ragazzini, sono anche adulti, che si comportano così, è quello il problema. Comunque, vabbè. Niente, volevo salutare il gruppo Facebook, Flat Earth Official, e il gruppo di WhatsApp, il gruppo fantastico di Telegram, Viaggio in Antartide e tutti quanti. Saluto Dana e Roma, seguite il suo canale, Alex P, Furatillo e tutti gli altri. Adesso il PEC, il grande PEC, Luca Speranza, Silvio, Ermanno, Arianna Pala, anche lei, seguite il suo canale. Ciao Reika e tutti quanti. Ah, a proposito, Dana è un altro poverino che ultimamente gli viene clonato il profilo, ok? Poi la gente fa le segnalazioni e tante volte fa la segnalazione al vero profilo di Dana e quindi altri problemi. Cioè si divertono in questo modo. Non ne capisco il motivo, ma questo è il modo di comportarsi e relazionarsi con le persone, che poi non è che c'è tanta differenza da come ti comporti in rete e come ti comporti poi nella vita reale, eh. Secondo me sono molto simili. E spero di non aver dimenticato niente. Va bene, alla prossima e ciao a tutti.